Perché il sindaco non era presente il comune, come mai? Il comune perché volevano vedere meglio la composizione stessa del protocollo, per cui lo faranno in un secondo tempo, speriamo che lo facciano presto perché ovviamente il presidente ha bisogno di tempo per poter organizzare questo mondiale. Il mondiale non si organizza, come diceva lui, nel 4-4-8, servono anni per organizzare un mondiale, per cui prima facevamo questa operazione meglio era. Speriamo che il sindaco firmi nei tempi stretti per cui possiamo partire. Già possiamo partire adesso perché abbiamo firmato, il sindaco firmerà in un secondo tempo. L'impegno è tutto il nostro, per cui giustamente non penso che ci siano grosse problematiche nella firma. Ok? Grazie a tutti. La mancata presenza del sindaco del comune di Terni alla firma di un protocollo d'intesa che è stato pensato, costruito e scritto insieme dai tecnici della regione, dai tecnici del comune, dai tecnici della Federazione Italiana Canottaggio e da quelli della Fondazione Carite, risulta davvero incomprensibile. La cooperazione istituzionale per quello che riguarda la Regione dell'Umbria non è mai stata in discussione, credo che sia un'opera importante che mettiamo a disposizione per la città. Riteniamo che non ci siano motivi di nessun genere proprio per le modalità con cui è stata costruita questa vicenda, quindi insieme in maniera sinergica che oggi ci sia questa assenza. Non ci sono, per quanto ci riguarda, né motivi di carattere giuridico né motivi di altra natura, perché come abbiamo fatto sempre per tutte le città dell'Umbria, a prescindere dal colore politico, noi abbiamo a cuore l'interesse dei cittadini. Mi auguro anche che per la giunta del comune di Terni valgano gli stessi principi. Una giornata importante per la città di Terni, ma per l'Umbria e per l'intero sport nazionale, direi. L'Umbria è sede di 3 federazioni nazionali, tra cui quella di canottaggio. Questo lavoro che si conclude oggi con il finanziamento di circa 1 milione complessivamente per dare alla città di Terni un impianto di caratura internazionale che consentirà non solo alla federazione di rimanere ancora tantissimi anni sul territorio ma anche di ospitare gare internazionali, noi auspichiamo che sia una gamba insieme al dottor Dragoni e alla Fondazione Carite, una gamba per presentare la candidatura ai mondiali del 2021, i primi disponibili. Quindi un lavoro importante, strutturale, che dà e che consegna alla città e all'intera regione una struttura impiantistica definitiva e all'altezza degli standard internazionali. Grazie alla Federazione, al Presidente Abbagnale, grazie alla Fondazione Carite, dottor Dragoni, che insieme abbiamo fatto tantissime cose, stiamo facendo tantissime cose per lo sport, grazie al Presidente Carlino, ovviamente che oggi non può essere presente, grazie a tutti gli altri attori che hanno concorso insieme a noi, sin dal mese di novembre, a partire dal Comune di Terni, alla realizzazione di questo protocollo di intesa, le cui risorse vengono messe a disposizione, come ricordavo, in primo luogo per l'80% circa dalla Regione e il resto dalla Fondazione Carite e dalla ERG che donerà il progetto esecutivo sul quale noi andremo a fare i lavori, quindi saremo a fare l'appalto, quando la Regione è stata individuata come stazione appaltante andremo a eseguirlo. Il tutto dovrà essere concluso entro il 2020 perché proprio ci auguriamo insieme agli altri attori di poter ospitare i campionati del mondo 2021. La fondazione c'è, ci sarà sempre per lo sport e noi ci impegniamo perché vogliamo che le manifestazioni, queste manifestazioni avvengano nel nostro territorio, portino gente e facciano conoscere la nostra città. Noi amiamo la nostra città, vogliamo che venga conosciuta da tutti e lo sport è un ottimo trampolino per far conoscere questa meravigliosa città. Grazie a tutti.